Ciao a tutti, oggi io e Davide siamo venuti ad Albizzate, in provincia di Varese, a esplorare una rimessa dei treni abbandonata e adesso appunto l'esploriamo assieme, oh yeah! Nel 1865 entrò in attività la linea ferroviaria tra Milano e Varese e, come nelle principali città attraversate dalla ferrovia, anche ad Albizzate fu costruita una stazione con il suo scalo merci e una grande rimessa dove fare manutenzione e riparare locomotori e vagoni. E questa qui probabilmente doveva essere la rimessa, oltre a essere una grande cabina elettrica. Comunque le uniche notizie successive reperibili riguardavano solo la scalo merci e la stazione. Oh, passa un treno qua fuori. Stavo dicendo che le uniche notizie reperibili in rete riguardano solo la stazione e lo scalo merci, mentre qui invece non c'è nulla che ne parli. Qui sotto ci sono tutte queste buche, sono corridoi di servizio, c'è un piano di sotto, in qualche modo ci andremo, sì. Comunque qui si va di qua e lo scalo merci comunque non fu più utilizzato. Ah no, sì, una stazione basta, qui ci doveva essere. Vedi, ci sono quelli sono degli isolanti di ceramica, qui doveva essere cabina elettrica, sì. Invece di qua probabilmente c'era, bisogna stare attenti perché da tutte le parti ci sono questi buchi che vanno al piano di sotto. Sì, questi, qui c'era il mega trasformatore e infatti di sopra ci sono tutte le guarnizioni di ceramica e qui erano tutti i trasformatori allora. Sì, con la distribuzione in alto. Ovviamente era la cabina che faceva, alimentava il treno, la linea del treno. Perché avevo visto che di qua ci sono anche delle rotaie. Perché è vero che sembra che tengano su, però ma lì comunque, sono rotaie che vanno avanti. Sì, quindi ma secondo me qui è sempre un altro trasformatore. Sì, infatti anche qua sopra ci sono le come si chiama, gli isolanti di ceramica. Ma allora è vecchissima questa che comunque. Sì, del 1865 è stato costruito. Comunque appunto lo scalo merci non fu più utilizzato dall'inizio degli anni 90, quando fu riutilizzato per consentire la sosta ai mezzi impiegati per la manutenzione della linea, soprattutto durante i lavori per la sostituzione completa dell'armamento nella tratta compresa tra Varese e Gallarate, lavori che sono stati eseguiti tra il 2008 e il 2009. E qui c'era sicuramente infatti un altro trasformatore, ma dovevano essere belli grossi sti qua. Sì, sono belli alti. Questi qui facevano 3 metri, 4 metri tutti. Facevano andare proprio tutta la stazione, tutti i treni che passavano qua. Comunque nel 2014 sono stati effettuati dei lavori di ristrutturazione della stazione con la realizzazione del sottopassaggio, l'innalzamento delle banchine a livello della parte delle porte dei treni. Lo scalo merci è stato definitivamente dismesso e al suo posto è stata costruita la centralina di controllo della rete appunto nel tratto tra Varese e Gallarate. Probabilmente anche questa rimessa, che a quanto pare non è una rimessa, però sì, c'è, vedi, qui c'erano dei vagoni, delle rotaie dove entravano dei vagoni. Sì, quindi probabilmente portavano il materiale pesante col vagone e poi lo caricavano tramite qualche carro ponte che adesso non c'è più. Sì, anche perché di qui si sale ma si va solo sul tetto, sì. Sul tetto, no, c'è la scala interna poi dall'altra parte. E comunque appunto anche questa rimessa, questa cabina elettrica ha smesso di essere usata all'inizio degli anni 90, con la differenza che questo è rimasto proprio abbandonato e attualmente l'intera struttura, come vedete, è tutta, beh, proprio pericolante no, perché sembra costruita bene, o quanto ferro che c'è in quella trave là, però sta marcendo un po' purtroppo. E c'è chi viene a farci i murales, che
se fossero fatti bene come in altri posti sarebbe anche una cosa bella, ma così proprio no. E allora vediamo di qua, perché io devo trovare un sistema anche per scendere sotto. Sì, 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 in qualche modo. Ma prima di scendere sotto, vediamo di qua. E qua c'era un'altra stanzina qua. Con finestre che danno all'aperto. E di qui questo che... un'altra stanza da dove... come ci si entra di qua? Ah, dall'aperto, ma questo doveva essere solo uno sgabuzzino. Infatti ci si entra solo di là, da fuori. Mentre questo magari era un altro sgabuzzino. Non ci sono tubazioni, sì c'è una tubazione dell'acqua, ma... magari un piccolo bagno, guardando come... non lo so, perché forse il bagnetto invece è di qua sotto. Sotto lì? Nel sottoscala. Vediamo. Di qua. O magari era un bagno quello, un altro bagno questo. Sì, sa di sì. No, forse è un ripostiglio. No, questo è un ripostiglio, ci sono dei ripiani. Sono dei ripiani, quindi... addirittura ho avvistato di grigio. Sì, 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 no, allora quello là era un bagno, questo è un ripostiglio. Ma qui hanno tolto le scale per salire. Sì, ma si sale lo stesso. Facendo un po' attenzione. E quella lì è la stanza che ho appena visto. Quindi la facendo un po' attenzione. Tanto anche la ringhiera non è che sia proprio il massimo, eh. Sì, ma comunque tiene. Un piede di qua, un piede di là. Oh. E sono su. Naturalmente stando il più possibile vicino al bordo. Ecco, c'è un piano superiore e c'è un altro piano di là. Alla fine questa era una torre e qui sopra quella che ci poteva essere. Beh, perché se di sotto c'erano i trasformatori. Quadri di distribuzione. Dici? Ma credo che ci sono ancora tutti i cosi per la distribuzione. Sì, beh, no, queste qui sono putrelle su fissate che. Sì, sì, ma lì per... ha tirato via tutti gli isolatori. Perché poi una volta i cavi arrivavano dall'esterno, vero. Tetto. Quindi magari scendevano da quelle bocche e poi venivano distribuiti. Locali, quadri, insomma, tutti. E qui invece c'è questa scaletta che porta, fuori. All'esterno, quindi. Aspetta, abbiamo usato un po' di. Si può salire. Wow. Sono sul tetto, non sul tetto più grande, su un terrazzo. Di qui c'è la ferrovia qui sotto. Lì di fronte c'è Solbiate Arno e da quest'altra parte c'è Albizzate. Qui qualcuno mi sa che si passa il tempo anche a farsi fuocherelli. Questa è una signora villa che è qui di fianco alla centrale. E che signora villa, wow, vedo che è tutta affrescata anche all'esterno. Però è in uso e quindi non ci si può andare. Mentre questo qui è l'esterno del terrazzo.
e mentre Davide si riposa un po', io torno giù. Eccoci rientrati da questa finestra. Prima di salire di sopra, vediamo di qua il panorama cosa ci offre. Niente, semplicemente la ferrovia vista da più in alto e in fondo solbiate, quindi niente, si sale. Ci sarebbe stato del panorama anche dall'altra parte, però ormai la vegetazione si sta mangiando tutto. E allora saliamo. Notare tutta la ringhiera di ferro battuto e i pavimenti, i soffitti, i pavimenti come venivano fatti nell'Ottocento, con queste putrellone che sono quasi delle rotaie giganti, con tutte le traverse di metallo e questi mezzi archi che in effetti tengono di più, perché avendo la forma così tengono di più, dovrebbero essere più resistenti che farli tutti piatti. Però rispetto alle cose che si fanno adesso di cemento armato, e questo è l'ultimo piano. Cavolo, ma anche fino a qua tutti i trasformatori, era proprio una cabina elettrica gigante. Qui ci sono dei murales, ma giusto appena abbozzati e fatti male, e quindi non ci resta che salire di sopra, visto che qui c'è una scala che porta sul tetto, e visto che questi tondini sono belli massicci, ne approfittiamo e si sale. E mentre Davide arriva anche lui sul tetto, io ci sono già arrivato, ed ecco, c'è un super panorama da questa parte al Pizzate, di là sul Piate Arno. Si vede tutto attorno fino a Gallarate di là in fondo. Spettacolo. Di qua c'è tutta la mega ferrovia. Villa di fianco, che è davvero bella, davvero uno spettacolo. Yeah. Vabbè, l'esplorazione di oggi è stata breve, però interessante. Abbiamo visto un pezzo di storia, perché non immaginate quanti di questi posti ci siano abbandonati, depositi di treni, tutti posti che una volta erano attivi e in campo ferroviario, proprio perché di solito io vi faccio vedere ville, fabbriche e altri posti, ma ci sono anche pezzi di ferrovia proprio dismessi, sbattuti via, lasciati marcire, che invece anche questi si sarebbero potuti essere recuperati, invece sono così a marcire. E comunque, ecco, abbiamo visto tutto. Purtroppo qui questo recuperare sarà dura, perché ormai è un marcione, è il cosiddetto marcione, però un peccato. Tra l'altro aspetta, lo si vede già passando anche dall'autostrada, si vede questo posto, perché come vedete siamo belli in alto, quindi è anche una costruzione abbastanza importante, eppure se ne sono fregati. Siamo venuti sul retro,
e abbiamo trovato questo qui, che era lo stanzino di prima che guardavo da quella finestrella laggiù, ma è uno stanzino che non so cosa servisse. Speravamo che ci fossero delle scale per scendere nei sotterranei, e invece non c'è niente, ci sono solo tante bottiglie rotte sia qua che in mezzo alla vegetazione. Tra l'altro vegetazione impenetrabile, no, penetrabile perché ci sono arrivato, però con gran difficoltà. E allora non mi resta che tornare indietro, perché questo è l'esterno, ma non c'è neanche una scala che permetta di scendere, e quindi torniamo davanti. Ed eccoci tornati al piano terra, anche all'esterno. Avete visto, abbiamo girato tutto per cercare anche i sotterranei, ma non si scende. Servirebbe una scala per scendere, ma noi non ce l'avevamo, quindi l'esplorazione purtroppo è finita qui. Spero che vi sia interessata. Continuate a seguirmi sul mio canale YouTube Two Speed Music and Travels, iscrivetevi e attivate le notifiche così saprete sempre quando escono nuovi video, iscrivetevi anche ai miei gruppi su Facebook Urbex and Mystery e Escursione Viaggio in Kayak, date un'occhiata alla mia pagina sempre su Facebook Two Speed Artigianato, e noi ci vediamo al prossimo video. Oh yeah!